Un saluto da Capitan Brubrega, ben ritrovati su Radio Mecrai. La puntata odierna è dedicata ai remake, perché ci siamo. Siamo in odore di E3, quindi questo periodo è ricco di annunci e perché no, magari fra i titoli annunciati ci sarà proprio qualche nuovo remake, considerando che la politica, insomma, di riproporre dei titoli dal passato è particolarmente in auge in questo periodo. E quindi insieme al nostro Aku vogliamo fare un po' un gioco e dire quali sono i tre remake che in assoluto ci farebbe più piacere venissero riproposti. E chiaramente invitiamo anche a voi a commentare, insomma, a dire quali sono i vostri titoli che vorreste e chiaramente per quale motivazione. Quindi passo subito la parola al nostro Aku, anche se sento che c'è qualche problema con il collegamento. Kane è idolatrato. I clan raccontano leggende su di lui, ma pochi sanno la verità. Una volta egli era mortale come tutti noi, e il suo disprezzo per l'umanità lo portò a creare me e i suoi fratelli. Io sono Raziel, il primo dei suoi luogotenenti. E certamente, cari amici di Gamer May Cry e Grande Brega, avrete sicuramente riconosciuto questa intro, diciamo, registrata e un po' così buttata di getto. E naturalmente il titolo del quale io vorrei assolutamente una remastered è Legacy of Kain Soul River, ma azzardo ovviamente una collection. Mi piacerebbe molto, ad esempio, che questa collection contenesse il primo Blood Omen, Soul River, appunto, Blood Omen 2 e anche Legacy of Kain Defiance. E non c'è altro da aggiungere. La saga di Eidos, che poi adesso è passata a, se non ricordo male, Square Enix, è una delle saghe più rappresentative dell'intero panorama videoludico, non solo per la qualità della scrittura, ovviamente non tutti i capitoli contemplano Annie Hennings, ma la maggior parte di loro sono stati scritti da lei. La qualità dei giochi è indiscutibilmente avanzatissima. Avevano, soprattutto Legacy of Kain, il primissimo Blood Omen aveva delle idee che gli altri giochi non potevano assolutamente raggiungerle. E poi è una saga molto interessante, composta da viaggi nel tempo, composta da, diciamo che è composta veramente da un corpus ludico veramente affascinante. Quindi, senza ombra di dubbio, la mia remastered favorita è Soul River, e naturalmente nel cuore mi piacerebbe tantissimo una collection composta da tutti e cinque i giochi, che poi non erano neanche 5 ma erano ben 16, volendo proprio andare a, quindi poi sono stati tutti buona parte cancellati, buona parte sospesi, non ultimo anche quel gioco penoso free to play che stava al nome di Nosgoth. Mangiare questi titoli, ascoltiamo da The Legacy of Kain Soul River la traccia Ozar Midrashim. Thank you.
dopo Soul River, la remaster più desiderata dal nostro Aku, vi do la mia, vi dico quale sarebbe il titolo, la remaster che mi farebbe piacere venisse annunciata domani. E qui Aku ti stupirò, perché entro nel tuo mondo, cioè il mondo degli horror, che come sai bene non mi appartiene, perché tendo a scagazzarmi, quindi cerco di starne solitamente alla larga. Però uno dei titoli che mi farebbe veramente molto piacere venisse riproposto è Eternal Darkness, per Nintendo GameCube, uscito per Nintendo GameCube. Se ricordate bene, è stato un titolo che ebbe uno sviluppo molto travagliato, perché iniziò su Nintendo 64, tutto andò molto per le lunghe, fino appunto a slettare la release su Nintendo GameCube, la console successiva appunto al Nintendo 64. Perché Eternal Darkness? Perché era un gioco veramente molto ispirato, con una storia fantastica, perché tanti personaggi con vicende intrecciate, provenienti da parti del mondo diverse, in epoche diverse, tante intuizioni interessanti di gameplay, ma il tutto, proprio a causa di uno sviluppo travagliato, a mio avviso non uscì come meritava di uscire. Parlo soprattutto dell'aspetto tecnico, anche insomma nelle meccaniche, nelle movenze, per cui rivedrei benissimo una riproposizione di questo titolo per farlo uscire veramente finalmente al top delle sue potenzialità. Fra l'altro, la sua riproposizione potrebbe anche essere una bella mossa dal punto di vista di marketing per Nintendo, perché insomma la casa di Kyoto è famosa per brand colorati come Mario, Zelda, Donkey Kong, ma insomma in pochissimi si ricordano che in passato è stata autrice anche di titoli cupi, appunto come Eternal Darkness. Quindi un pubblico che desidera qualcosa di più maturo, di più cupo, potrebbe trovare in questo titolo un motivazione per avvicinarsi alle console Nintendo. Dunque insomma ci sarebbe anche un motivo commerciale dietro insomma la riproposizione di un titolo di questo genere. Non mi dilungo oltre, per ulteriori informazioni su Eternal Darkness vi rimando al video approfondimento che aveva fatto Aku qualche tempo fa, link in descrizione. Noi ci ascoltiamo proprio dalla soundtrack di Eternal Darkness, Black Rose. We'll be right back.
Sì, ma bisognerebbe dire altre due remastered da testa, altrimenti dura poco come puntata. Beh, ovviamente abbattendo la cosiddetta quarta parete con voi, cari amici di Gamer May Cry, mi appresto dunque a dirvi altre due remastered che vorrei, affinché la puntata duri di più, insomma, in poche parole. Allora, la prima remastered, oltre alla già citata, è naturalmente God End, titolo del 2006, ad opera di Clover Studio, famosissimo studio interno di Capcom, che poi è stato arbitrariamente chiuso, e responsabili dei vari Beautiful Joe, Okami, e credo basta, credo abbiano fatto un botto di Beautiful Joe, Okami, e poi abbiano concluso appunto nel 2006 con God End, il picchiaduro di Shinji Mikami, che su PlayStation 2 ha fatto storia, epoca, anche perché era uno degli ultimi picchiaduro o picchiaduri, che dir si voglia, era uno degli ultimi tentativi di abbordare il genere. Come avete visto, è completamente scomparso. Se si escludono qualche titolo strettamente bidimensionale, spesso in grafica pixel art, come Mother Russia oppure Double Dragon Neo, il picchiaduro è fondamentalmente uscito dagli schemi dei videogiochi, o almeno che io ricordi, anche ultimamente, non è che sia uscito tantissimo. Non ci sono più AAA e non ci sono più produzioni che vogliono dare uno stimolo a questo genere, che in realtà funziona anche parecchio bene. Si pensi ad esempio a Sleeping Dog, a tutti i combattimenti che si potevano fare, quindi insomma non è un genere completamente inefficace. È un genere che è stato abbandonato forse per risultati di pubblico. Comunque, io, soprattutto risultati di vendita, io comunque vorrei appunto una bella remastered di God End. Come non appoggiare questa tua voglia di God End, Aku? Infatti anche da parte mia è uno dei titoli che ricordo con maggior affetto, fra l'altro in un periodo come quello attuale, nel quale la tendenza degli sviluppatori è quello di creare a tutti i costi giochi che siano maturi, cupi, che devono per forza avere una trama che faccia riflettere, scadendo spesso nel banale, nel già visto, nell'hollywoodata, un titolo genuino, fantasioso, ricco di ironia, come God End, che ti proiettava veramente in un mondo incredibile, fatto di personaggi impensabili, trasgressivi, eccentrici, secondo me manca, e quindi ci sarebbe veramente bene una sua riproposizione. Fra l'altro, restaurandolo, potrebbero andare a sistemare, la telecamera, che era un pochino legnosa, complice anche la natura picchiaduro del titolo, e quindi assolutamente lunga vita a God End, e speriamo venga riproposto quanto prima, perché veramente questo modo di fare videogiochi così, insomma, ironico, sta mancando sempre di più e, insomma, mi dispiace. E proprio per ricordare questo fantastico gioco, ascoltiamo ora la traccia God End, proveniente dalla soundtrack God End, cantata in versione inglese. God or demon, what am I? It's time for me to choose my path. The power of my God hand, no evil doer will get past. Hand to hand or fist to fist, kick your nuts or twist your wrist. God power keeps my pimp hand strong, so trust me or you won't last very long. Dragon kick your ass into the Milky Way. Milky Way. Don't act like you don't like the Bulbasaur. Bulbasaur. My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm. I summon up the power of the God hand. Lost a limb in a fight, but don't worry, babe, I'll be cool. The ultimate power of a god is now my secret tool. My defenses are impregnable, my style is impetuous. If it's too much, I'll grovel at your feet. I beg for mercy when I feel the heat. Jaw-dropping attacks from my roulette wheel. Apocalyptic beatdowns from the God hand. God hand. My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm. I summon up the powers of the God hand.
wants a piece. Who's next? Don't be a fool. Hyperactive fighting style, so slick they will make you drool. The God Hand helps me work out my stress. It's overpowering, I must confess. The only person who it doesn't work on is the girl who got me into this, Olivia. Slicing through thugs with my shockwave. Shockwave! More beheadings than a guillotine. Head slicer. Head slicer! My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm. I summon up the powers of the God Hand! Rieccomi con la mia seconda remaster che vorrei venisse annunciata domani. Se leggete il blog sapete che sono un fan di Paper Mario e sapete anche che recentemente sono in polemica con questo brand perché le ultime apparizioni sono decisamente sotto gli standard qualitativi della saga. Quindi vedrei molto bene una riproposizione del primo Paper Mario uscito per Nintendo 64 ed anzi, vi dirò di più, mi farebbe molto piacere una collection con dentro anche Paper Mario il portale millenario uscito per GameCube, titolo più osannato della saga. Due titoli davvero eccezionali che fanno dell'ironia il loro cavallo di battaglia, che ti proiettano in un mondo colorato, ricco, divertente, compagni di viaggio veramente simpatici, esilaranti, e tutto funziona molto bene sia da un punto di vista esplorativo, molto ben realizzato e molto coinvolgente, così come la parte ruolistica assolutamente solida. E tante tante gag che faranno sorridere anche chi magari aveva qualche preconcetto sulla figura di Mario, perché io sento degli amici insomma che dicono però Mario mi sta un po' antipatico come mascotte. Se provate Paper Mario tutto cambierà, perché giochi molto autoironici, ben fatti e molto solidi dal punto di vista ruolistico. E la seconda remastered che naturalmente vorrei, ed è qui sono un po' di parte, è una remastered di Castlevania. Insomma, Konami non ha più battuto un colpo da quando il deflagrante insuccesso di Lords of Shadow 2 ha praticamente relegato la serie soltanto al mobile gaming, e di questi giorni l'uscita di Grimoire of Souls, un gioco che ho avuto già la possibilità di giocare, di provare su iOS, e devo dire che è imbarazzante. Cioè, non è terribile, però insomma è proprio lontano dai Castlevania come ce lo aspettavamo. Quindi un gioco mobile con lo shoppino, con tutte le dinamiche tipiche. Ma io parlo proprio di un vecchi capitoli di Castlevania, cioè non capisco cosa aspettano a fare una remastered, non dico del primo, ma almeno i due Castlevania per PlayStation 2 mi piacerebbe molto rigiocarli, per esempio. Mi accontenterei anche soltanto della grafica un po', come si suol dire, un po' svecchiata. Non necessariamente dovrebbero stravolgere il core ludico, voglio dire. Castlevania Lament of Innocence e Castlevania Curse of Darkness sono due titoli usciti per PlayStation 2 con uno scarso seguito e anche uno scarso successo da parte del pubblico, che però io personalmente vorrei una remastered, anche perché li ho giocati in un momento magari anche a livello personale non ero troppo trasposto, quindi mi piacerebbe riassaporarli, perché mi ricordo, ovviamente giocati allo sfinimento, ma mi ricordo poche cose. Mi ricordo che erano due giochini preziosi che secondo me sono stati anche un po' arbitrariamente bollati come giochi deludenti o comunque giochi che non ne valevano la pena. Quindi la mia seconda remastered è senza alcun dubbio Castlevania Lament of Innocence e Castlevania Curse of Darkness. Poi chiaramente mi piacerebbe una remastered di qualche capitolo di Castlevania. Sarei anche disposto ad accettare una bella remastered di Lord of Shadow. Quindi comunque diciamo la mia remastered terza e ultima favorita è una remastered generica di Castlevania. Naturalmente, siccome sono più di 20 capitoli, bisognerebbe fare una cernita, una scelta opportuna. E questo magari lo lascio dire a voi nei commenti quali sarebbero i Castlevania che vorreste rigiocare, che vorreste
riassaporare. Io personalmente sono i due capitoli per PlayStation 2, che secondo me erano due titoli interessanti anche dal punto di vista delle meccaniche, ma anche dal punto di vista non tanto della storia, ma quanto più quello che offriva e quanto più poteva essere una valida trasposizione rispetto a il Castlevania 64, i vari tentativi di portare il brand nelle tre dimensioni prima del tentativo appunto con Lord of Shadow. E altro non ho da dire, quindi le mie tre remastered sono, ricapitolando, Soul River naturalmente, God End, e terzo e non ultimo una bella Castlevania Remastered Collection, Generation, chiamiamola come vogliamo. Siccome sono tanti capitoli, mi andrebbe anche bene quest'ultima, una versione solo digital, quindi tu magari ti compri la Generation, dentro ci trovi 10 giochi, però la vedo molto difficile perché tantissimi di questi titoli sono finiti praticamente e non si sono mai mossi dalla casa di Nintendo, che ha avuto sempre un grande legame con Castlevania, e quindi la vedo molto difficile per esempio giocare su una PlayStation 4 o su un Xbox One S un Harmony of Dissonance, la vedo molto difficile. Comunque mai dire mai. Terza e ultima collection dei desideri. Faccio una premessa: è stato veramente molto difficile prestarsi a questo giochino perché effettivamente ci sarebbero tanti titoli che meriterebbero di essere riproposti, e quindi scegliere soltanto tre è limitativo, e sono convinto che una volta finite le registrazioni mi verrà in mente porca miseria, avrei potuto dire anche quel gioco là. Però l'ultimo titolo secondo me è una chicca. Se sapete che sono un fan di Paper Mario, ma penso si sia capito anche che in Gamer May Cry ammiriamo Suda51, che è un po' il filo conduttore che lega me, lega Aku, lega The Metaller. Abbiamo tutti un'ammirazione verso Quentin Tarantino dei videogiochi. Ma quale titolo scegliere per essere riproposto? Beh, ce ne sarebbero tanti, a partire da Killer 7, Flower, Sun and Rain, Michigan, Samurai Champloo. Ma no. Secondo me quello in assoluto che veramente mi farebbe strappare i capelli sarebbe la riproposizione, chiaramente con mezzi tecnici attuali. Più che un remake, si tratterebbe veramente di un rebuild del primissimo gioco creato da Suda51. Sto parlando di Fire Pro Wrestling. Infatti, se seguite l'autore, sapete che è assolutamente appassionatissimo di questo sport, e quindi secondo me se lo rifacesse, ribadisco, sarebbe un po' da ricominciare da capo, perché chiaramente stiamo parlando di un titolo uscito per Super Nintendo, quindi molto molto vecchio, però assolutamente sarebbe una chicca veramente incredibile che secondo me ci toglierebbe veramente tantissime soddisfazioni. Quindi assolutamente un remake del primo Fire Pro Wrestling sarebbe un sogno assolutamente da parte mia. Rieccomi per i saluti finali, anche per oggi il nostro tempo a disposizione termina qua. Spero vi siate divertiti con questo giochino delle tre remaster dei desideri. Mi raccomando, commentate, fateci sapere quali sono i vostri tre titoli che vorreste vedere riproposti. Saluto Aku e lo ringrazio per essersi prestato a questo giochino. Alla prossima, ciao ragazzi. Ma soprattutto ringrazio soprattutto voi cari ascoltatori, perché se siete arrivati fino a questa parte del video significa che tutto sommato vi siete divertiti ancora una volta con noi. Mi raccomando, mettete like sulla nostra pagina Facebook, Twitter, seguite il blog e soprattutto anche su Instagram, oltre che YouTube, appunto se state vedendo il video da YouTube, ma o Mixcloud se state ascoltando questa puntata attraverso il nostro canale audio. Un saluto di nuovo a tutti da Capitan Brobrega, alla prossima!